E salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Riprendiamo con la nostra rubrica unboxing barra recensione. Come sempre vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate i link ai miei vari social, Instagram, Facebook e Twitch. Come avete visto dal titolo e da miniatura, nuovo pacco, nuovo unboxing, nuove cose. Mi servivano un paio di cuffie nuove perché tempo fa, anzi ormai un anno fa, mi sono comprato le JBL. Se riesco a trovare il video vi rimando al link qui in alto a destra. Poi avevo anche comprato un altro paio di cuffie, però col cavo, tramite Selunga, l'avevo portato alla recensione, però mi servivano delle cuffie sostanzialmente simili AirPods. Visto che io ce l'ho le AirPods, ma quelle le uso soltanto per editare, stanno per uscire in linea teorica le nuove AirPods, non so se le hanno presentate o meno, ma comunque gira nell'aria che escano le nuove cuffie, allora ho detto, piuttosto che spendere 170 euro giù di lì per prendermi le AirPods di seconda generazione, ho detto, mi compro un paio di cuffie buone, molto buone secondo le recensioni di Amazon, spendendo tra i 40 e 60 euro, e poi più avanti, quando usciranno le nuove AirPods, prendo quelle come cuffie definitive sostanzialmente per uscire, andare a fare sport, passeggiare, annessi connessi. Quindi ragazzi, siamo qua, vedete, bello scatolo di Amazon, abbastanza piccolo per modo di dire. Mi raccomando ragazzi, prima dell'unboxing tanti tanti like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e basta, perché poi è questo che dovete fare sostanzialmente, e vi ringrazio assolutamente. Ma detto ciò, non ci gigioneggiamo, apriamo immediatamente il box. Olè, eccole qua ragazzi, le cuffie, tra l'altro la tipa molto carina, Sound Pets o Pits, non so come si dica, nere cuffie appunto Bluetooth, come avevo detto poc'anzi, simil AirPods, perché oltre al design che richiama vagamente le cuffie di Cupertino, anche le gesture che possiamo fare sono sostanzialmente le stesse. Comunque confezione molto carina, mi sembra ben fatta, apprezzo il fatto che ci sia la pellicolina. E adesso signori, momento di vero godimento, se ce la faccio, mi potrei guidare, andiamo. Ok, spellicamento, ho fatto malissimo. Silenzio. Ok, non fa per me, lo spellicolamento tipo come fanno i bravi youtubers, però ci alleneremo col tempo. Allora, madonna, ma perché queste scatole inventano gli ingegneri, minchia, quelli nucleari? Ok, si sfila. Ok, si presenta molto bene sto packaging, sembra tipo matrioska. Ok, dobbiamo sfilare qua, signori. Allora, io l'ho preso nere, come avete visto per un attimo, forse dal disegno della confezione, poi vabbè, dalla miniatura del video. Ci sono vari colori disponibili su Amazon, naturalmente il link, ragazzi, trovate sotto in descrizione. Trovate in descrizione anche i link di alcuni elementi che trovate qui nella mia postazione. E quindi vado a supporre che se io prendo le cuffie bianche, anche la scatola è bianca. Però è una mia pippa mentale, allora... Qua vediamo fagiolotto, come li chiamo io, delle cuffie, ma prima andiamo a vedere cosa c'è qua dentro e vado a supporre che ci sia il cavo di ricarica. Altra cosa ragazzi, naturalmente, visto che ormai siamo nel 2021, si sta standardizzando il cavo USB-C, proprio volevo delle cuffie con il cavo USB-C. Comunque cavettino piuttosto... corto. Eccolo qua, vedete, molto molto corto, però comunque è sempre un cavo in più che fa comodo. Andiamo a prendere le cuffiette. Aspettate raga, forse riusciamo a fare uno spellicolamento come si deve. Dai. Direi un 4 su 10 come spellicolamento. Qui abbiamo appunto le cuffie, già il prodotto si presenta un po' pesantuccio, come dico sempre, un prodotto pesante è una buona cosa. Questa è la manualistica, bello il disegno in wireframe, manuale di guida, andiamo a beccare l'italiano, sperando Dio che ci sia, eccolo qua. Forse è una cinesata, ma è una cinesata, devo dire, fatta bene, sì, è made in China. Vabbè, poi fanno vedere un po' come mettere le cuffie, però ragazzi, mi sembra prova di cretino e basta. Qui abbiamo la parte, credo che sia giapponese. Ragazzi, andiamola a provare immediatamente. Tutto, le apriamo, ok. Vediamo. Ok, qua c'è una pellicolina. Ok, devo capire se per caso è magnetica. Sì, c'è un piccolo magnete qui all'interno, quindi la cosa è molto interessante, perché così
Vedete, io provo a checkerarle e non cade nulla. Prendiamoci il nostro iPhone, attiviamo il Bluetooth. Ok, allora ha detto di estrarle. E in linea teorica entreranno in modalità, avete capito? Ho estratto le cuffie, mo vediamo come cavolo si fa. C'era la pellicolina che copriva uno dei pin. Voi dovete sfilare la pellicolina blu, togliere le cuffie e reinserirle, chiudere la confezione, magari si ricaricano un attimo, anche se mi sembra siano già cariche, e poi risfilarle. Sentirete la vocina della signorina che dice pairing. Eccole qui, le andiamo ad associare. Yeah, don't worry. Ragazzi, io direi di partire con un test. Naturalmente vedrete qua l'iPhone in piccolino. Allora, andiamo a sentire innanzitutto una canzone al volo. Abbasserò a 1000 il volume. Sto sentendo la canzone, la colonna sonora di Daredevil. Serie che vi consiglio assolutamente di vedere perché è veramente top per gli amanti dei supereroi e del Marvel Cinematic Universe. Ragazzi, mi piace il suono, sono belli i bassi, anche gli alti non sono male, non sono un espertone, sappiatelo. Come vedete le cuffie sono queste qua, io ho preso appunto il colore nero, le troviamo bianche, rosa e verde, insomma verde Tiffany, molto schiarito. Costano 46 euro, però gli potete applicare il coupon di 10 euro. Non so quanto valga ancora questo coupon, però ragazzi, vi portate delle cuffie, vedete, costavano 66 euro. Hanno uno sconto di 20 euro e in più il coupon di 10, ragazzi. Quindi se state cercando delle buone cuffie, io ve le consiglio. Volevo andare a sentire un video e vedere se tra labiale e audio del video c'è magari qualche gap. Andiamo un attimo sul mio canale e mettiamo l'ultimo video pubblicato. Ragazzi, per chi fosse nuovo sul mio canale, vi rimando qua la playlist di COD Mobile. Ok, non è Edition. Un saluto a Topo Cipolla, carissimo. Però ragazzi, devo dirvi, non male perché non vedo gap. E l'altra pagina, entrambe Facebook, di Topo Cipolla. Non male, sì. Devo dire ragazzi, cuffie promosse assolutamente. Tra l'altro molto leggere. Ma non ho verificato la cosa più importante. Io adesso rimetto la musica. Io vado ad abbassare. Allora, in teoria sono soft touch. Andiamo con quella di destra. Ok, mi sa che mi ha messo in pausa. Sì. Tra l'altro c'è un leggero beep. Quindi voi fate doppio tap, c'è un beep che vi avvisa che avete messo in pausa. Invece andiamo con quella sinistra. Ok, anche con quella sinistra doppio tap ci mette in pausa. Adesso voglio provare con un tap singolo. Ok, tap singolo, cuffia di destra mi alza il volume, quindi immagino che con la cuffia di sinistra infatti mi va ad abbassare il volume. Si può fare anche la gesture così, tipo come se strofinaste l'orecchio, sia per alzare che abbassare. Ora voglio provare a cambiare traccia, in teoria dovrebbero essere tre tap, 1, 2, 3. No, ma ha richiamato Siri. Siri, disattivati, grazie. È gentile da parte tua. Figurati, grazie a te. Quindi, tre tap con la cuffia di destra ci attiva Siri. Adesso vediamo con la cuffia sinistra. Allora, ho cliccato due volte. Non so se l'avete sentito, ma ha detto Game Mode. Ok, la voce è inquietante. Sembra quella di un bimbo minchia di 6 anni, strafatto di allucinogeni. Però mi dice sta roba del Game Mode, ma non la capisco. Sì, continua a dire game mode, ragazzi, quindi non so onestamente a che cosa possa servire la game mode per quanto riguarda gli audio. Se lo sapete me lo scrivete qui sotto. Adesso provo ad alzare al massimo il volume. Ok, no, il volume è veramente molto molto alto, ti rintrona parecchio. Ora per chiudere il video le andiamo a riporre all'interno della confezione. Tra l'altro qui abbiamo i due LED che stanno a indicare la ricarica e anche questo qua è quello verde, visto che abbiamo la presa USB-C qui dell'iPad. Proviamo a collegare e vediamo che succede.
ok, ci compare un LED rosso, quindi un LED esterno comodo, così possiamo chiudere e capire lo stato di ricarica. Suppongo che rosso è in carica, se diventa verde, blu o eventualmente bianco, tutta la custodia è carica. Devo dire, ottima impressione. Oh, non sbaglio mai questo dei prodotti, mamma mia, bro. L'unica cosa che devo provare sono le chiamate. Proviamo a fare all'Andrea Galeazzi, quindi adesso io le vado a riprendere, poi ci salutiamo, raga. Ok, adesso andiamo inserite, vediamo se ci dice connected. Ok, questo dice lode. Chiamiamo Vodafone. Chiamata non male, nel senso, adesso questa è la voce registrata, bisogna capire quando parla con altre persone, però dalla voce registrata, cioè il suono della voce registrata del servizio clienti di Vodafone, l'audio mi sembrava bello corposo, ecco, bello corposo, che fa molto molto aiuto. Sostanzialmente aiuta soprattutto se siamo in città, che c'è un po' di traffico e quant'altro, avere nell'orecchio l'audio del nostro amico, della nostra amica, del nostro primate col pollice opponibile, bello corposo, ci permette di fare ottime chiamate. Quindi ragazzi, queste erano le cuffie Sandpeats, un prodotto eccezionale, anche se cinese. Devo dire, la scatoletta vuota, quindi senza le cuffie dentro, secondo me, sentite, mi sa di fragilina. E anche questo coperchio, quindi ragazzi, se le comprate state attenti a come maneggiate questo coperchio, perché secondo me si spacca solo a guardarlo. Ma per il resto devo dire, buon prodotto. Devo dire, ho speso bene questi 36 euro alla fine tra i vari sconti che adesso ci sono su Amazon, quindi affrettatevi eventualmente a acquistarle. E da Ale Pasquali mando un enorme saluto e un abbraccio, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.